Scomparsa della piccola Kata. Nuovi aggiornamenti sul caso. La scomparsa della piccola Kata, avvenuta a Firenze 9 mesi fa, continua a generare interrogativi e a mobilitare gli sforzi degli inquirenti. La bambina, di soli 5 anni e di origine peruviana, è sparita misteriosamente mentre si trovava nei pressi dell'ex hotel Astor, convertito in abitazioni, dove risiedeva con la madre. Il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, che non era ancora in carica al momento della scomparsa, sta guidando le indagini che cercano di fare luce su quanto accaduto quel fatidico 10 giugno. Uno degli elementi chiave riguarda la testimonianza di Isabel, madre di un'amichetta di Kata. Secondo il suo racconto, rivelato durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, le due bambine giocavano insieme nel cortile prima che Kata scomparisse. La donna ha precisato di non aver visto direttamente l'accaduto, sostenendo che era responsabilità della madre di Kata vigilare sulla figlia. Questo nuovo dettaglio aggiunge complessità alla vicenda, soprattutto alla luce delle affermazioni di Isabel, che sembrano sollevare questioni riguardo la sorveglianza dei bambini in aree comuni come il cortile dell'ex hotel. La suggestione di un possibile scambio di persona, avanzata dai genitori di Kata, dimostra ulteriormente quanto la situazione sia intricata e carica di emozioni. Le indagini proseguono dunque tra ipotesi e testimonianze, con l'obiettivo di chiarire ogni aspetto di questo drammatico evento e di trovare risposte concrete che possano dare giustizia a Kata e alla sua famiglia. La comunità, in attesa di sviluppi, rimane sospesa tra speranza e dolore per la perdita di una bambina così piccola e innocente. Il mistero di Kata si aggiunge ai tanti casi di scomparsa che ogni anno sollecitano l'attenzione pubblica e le risorse investigative, ricordandoci la fragilità dei più piccoli e l'importanza della vigilanza e della protezione nei loro confronti. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.